Salve a tutti, sono Vodka for Science Z e oggi faccio questo vlog per, come avevo già annunciato nel video precedente, dire cosa la penso sul Super Saiyan Ultra Instinct. Allora, io ho il dubbio che possa non essere considerato una vera e propria trasformazione. Adesso vado a spiegare perché, secondo me, ma non solo il Super Saiyan Ultra Instinct, per me tutte le trasformazioni in Dragon Ball Super non sono vere e proprie trasformazioni. Allora, cominciamo col dire che ho in mente, cioè fra le mie teorie, due possibili teorie. La prima, che è quella più razionale, quella più cioè quella che effettivamente convaliderebbe il fatto che il Super Saiyan Ultra Instinct e tutte le altre trasformazioni viste in Super sono effettivamente delle trasformazioni, è questa. Allora, il Super Saiyan God è a tutti gli effetti una trasformazione bonus, nel senso, non è nella natura del Saiyan diventare il Super Saiyan God, lo diventa tramite il famoso rituale del Super Saiyan God, quindi è un bonus, capite? Non è nell'evoluzione normale del Saiyan, è una sorta di derivazione a parte, punto. Detto questo, come si ottiene? Si ottiene con l'energia di 5 Saiyan, come abbiamo visto. Detto questo, nel film Resurrection of F viene spiegato che si diventa Super Saiyan Blue se si sfrutta una piccola percentuale di quell'energia che è rimasta nel Saiyan che è diventato Super Saiyan God, così che si possa trasformare. In pratica questa energia, questa parte di energia che rimane, viene trasferita alla trasformazione Super Saiyan normale, il primo stadio, però con l'allenamento puoi diventare Super Saiyan Blue, impari a controllare meglio questa energia e diventi Super Saiyan Blue. Detto questo, sì, Vegeta per esempio lo diventa perché avrebbe assorbito parte anche lui di questa energia durante il rituale e l'avrebbe tenuta per sé. Lo stesso poi penso valga anche per Gohan al torneo del potere, se non ricordo male è diventato Super Saiyan Blue e quindi anche lui avrà fatto più o meno la stessa cosa, inconsciamente, ma l'avrà fatto. Detto questo, cosa volevo dire? Il Super Saiyan Ultra Instinct, invece, sarebbe, da quello che si è visto, praticamente una barriera all'interno del Saiyan che viene, sfondata, liberata, praticamente qualcosa dentro il Saiyan, nel Saiyan si sblocca e diventa così. Goku l'ha ottenuta questa trasformazione unendo, se non ho capito male, il Super Saiyan Blue e il Kaioken, e in più ci sarebbe stato l'assorbimento dell'energia sferica. Tutto questo avrebbe spigionato il Super Saiyan Ultra Instinct, ma abbiamo già visto che Gohan a momenti poteva diventarlo anche lui, se non fosse che, se non ricordo male, il Gran Sacerdote ha bloccato Goku dal spiegare tutta quanta l'evoluzione secondo Goku del suo Super Saiyan Blue, insomma, tutto quanto quello che aveva spiegato. Adesso non ricordo bene la spiegazione, però sembra che Gohan, se avesse saputo, avrebbe potuto sbloccare lui il Super Saiyan Ultra Instinct per primo. Detto questo, quindi, poi per carità, ripeto, secondo me si può sbloccare anche in altre maniere, l'importante è che si sblocchi questa barriera interna al Saiyan. Niente di più semplice. Detto questo, niente di più semplice è un par di scatole, cioè nel senso non è facile comunque raggiungere quel livello, penso. Comunque, a parte questo, cosa volevo dire? Quindi la teoria è, ci sarebbe un'autentica linea evolutiva della trasformazione in sé. Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, perché impari a sfruttare bene quell'energia del Super Saiyan God che ti è rimasta, e poi il Super Saiyan Ultra Instinct perché superi una barriera potenziando ulteriormente la tua natura divina. Questo sarebbe l'essere Super Saiyan God. L'altra teoria è quella che vuole che in realtà il Super Saiyan God sì è una trasformazione, ma tutte le altre non lo sarebbero. Adesso vi spiego. Nulla da ridire sul Super Saiyan God, lo sfruttamento dell'energia di 5 Saiyan che ti permette di diventare per l'appunto
Super Saiyan God. Il Super Saiyan Blue, invece, secondo questa seconda teoria che mi è venuta in mente, perché in Dragon Ball Super non c'è la spiegazione dell'energia residua del Super Saiyan God che ti rimane, potrebbe invece darsi che sia praticamente Goku e Vegeta che, allenandosi con le divinità, per appunto Bills e Whis, imparano i segreti degli dei e, sfruttando il ki divino che imparano da loro, lo uniscono al normale Super Saiyan e ottengono questa trasformazione. Poi, per carità, c'è questa specie di trasformazione che è lo sfruttamento anche del Kaioken durante il Super Saiyan Blue. Tutti hanno pensato a una trasformazione, no, è una tecnica, quella lì è veramente una tecnica, cioè tu hai sfruttato come trucco per rendere ancora più forte il Super Saiyan Blue l'uso del Kaioken, nulla di più. Ora, arriviamo al punto. Invece, il Super Saiyan Ultra Instinct potrebbe essere semplicemente lo sfruttamento di tre tipi di energia diversa. Il Super Saiyan Blue, quindi l'energia residua del Super Saiyan God imparata fino a un certo punto a controllarla, il Kaioken e l'energia sferica, che insieme hanno sbloccato questo limite. Però ripeto, adesso, fatta l'analisi di tutta questa spiegazione, quindi non sono tecniche, è semplicemente lo sfruttamento di un tipo di energia. Ora, se andiamo a rivedere quello che si è visto fino ad oggi in Dragon Ball, anche il normale Super Saiyan potrebbe non essere una vera e propria trasformazione. Semplicemente ci sono tutte su delle leggende, ma potrebbe anche non essere una trasformazione, e spiego il perché. Allora, si è sempre detto che il Super Saiyan sfrutta la rabbia del Saiyan per ottenere questa trasformazione. Detto questo, come abbiamo visto, Caulifla riesce a diventare Super Saiyan semplicemente perché impara a sfruttare quel formicolio che sente lungo la schiena. Allora, qualcuno l'ha spiegato secondo le teorie orientali, ossia lo studio degli tsubo, secondo la medicina cinese, ossia quei punti del corpo umano dove scorre l'energia. Evidentemente, per quello che riguarda i Saiyan, la rabbia, la paura, queste sensazioni passano lungo la schiena, e quindi sfruttando quel formicolio che si sente lungo la schiena, cercando di percepirlo, in questo caso, nel caso di Caulifla, è stato fatto tutto in maniera conscia, razionale, ma normalmente non succede in un Saiyan. Facendo così, lei ha saputo diventare Super Saiyan. Quindi, vedete, è lo sfruttamento di un'energia, capite? È lo sfruttare un'energia che i Saiyan potrebbero avere già di base, ma devono imparare a controllare. Detto questo, ci sono stati anche altri casi, per esempio il Super Saiyan Berserker o leggendario potrebbe semplicemente fare la stessa identica cosa della trasformazione in Super Saiyan, però sfruttando non la rabbia ma la paura inconscia. Questo è un altro esempio. Poi, se andiamo a vedere nella storia di Dragon Ball, ci sono già stati casi di tecniche unite. Il Super Saiyan e il Kaioken non è una novità, l'abbiamo già visto nella saga Filler del torneo dell'aldilà, dove Goku e Taipuan si sfidano, e Goku in un'occasione sfrutta il Kaioken unito alla trasformazione Super Saiyan. Oppure un altro esempio, l'energia sferica è già stata usata, nel senso che c'è stata assorbita dal Super Saiyan in un film. Vi ricordate quel film dove Goku combatte contro tre cyborg del Dottor Gelo e in quell'occasione, per sconfiggerli, cerca di fare l'energia sferica, ma dato che diventa Super Saiyan non può lanciarla, inconsciamente l'assorbe. Ebbene, anche qui il Saiyan assorbe l'energia sferica, crea questa specie di gigantesca aura che, mentre combatte contro questo nemico, lentamente lo comincia a indebolire. Bene, secondo la mia teoria, e qui espongo una terza teoria che però ha a che fare con la seconda, è che i Saiyan in realtà sfruttino delle energie specifiche. Cioè, in pratica, quello che fanno non è... Cioè, il Super Saiyan altro non sarebbe, potrebbe essere semplicemente il saper sfruttare un certo tipo di energia. Come abbiamo visto, molte delle trasformazioni dei Saiyan, a quanto pare,
sfruttano un'energia. Anche per fare un altro esempio, lo so, non è una trasformazione di Super Saiyan, è già stato schiarito, non è una trasformazione, però è considerato uno stadio alternativo, che è quello di Gohan, il cosiddetto Gohan divino. Ossia, quando nella saga di Majin Buu, Gohan va ad allenarsi per imparare a gestire al meglio la spada Z, questa si spezza, esce fuori il Kaioshin, stavo per dire Kaioken, in realtà è Kaioshin, esce fuori Kaioshin, il Kaioshin quello di 15 generazioni prima, Kaioshin Supremo, se non ricordo male. Detto questo, ora Kaioshin, insomma, ho un attimo di confusione, però detto questo, cosa succede? Questo Kaioshin, l'anziano Kaioshin, gli consiglia di sottoporsi a una sua tecnica, diciamo così, che gli permetterà il potenziamento, di poter sbloccare la sua aura repressa, potenziarla. E cosa succede? Gohan, sfruttando questa tecnica, l'energia scaturita da questa tecnica, ottiene la sua forma speciale, gli consente di poter affrontare Majin Buu senza doversi trasformare in Super Saiyan. Pertanto è una trasformazione che è praticamente, dato che Gohan non ha il Super Saiyan di terzo livello, sfrutta questa trasformazione per compensare. In realtà no, ripeto, è semplicemente Gohan stadio base che, sfruttando questa energia, non ha bisogno della trasformazione in Super Saiyan per combattere con un nemico potentissimo quale Majin Buu, che fino ad allora, fino a quel punto della storia, l'unico che riusciva a tenergli testa era chi era in grado di avere, per esempio, il Super Saiyan di terzo livello. Detto questo, quindi, un'altra teoria è questa: il Saiyan che sfrutta l'energia di, cioè un determinato tipo di energia, diventa una determinata forma di Super Saiyan. La forma di base sfrutta la rabbia. Chi invece ottiene il Super Saiyan Berserker o leggendario fa praticamente la stessa cosa del Super Saiyan di base, però sfruttando la paura inconscia, e il Super Saiyan God altro non è che lo sfruttare l'energia di 5 Saiyan. Il Super Saiyan Blu è imparare a sfruttare meglio quell'energia residua del Super Saiyan God. E il Super Saiyan Ultra Instinct invece sarebbe una barriera interna che viene sfondata. Insomma, queste qui sono le mie teorie. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ditemi cosa ne pensate nei commenti.